ragazze, ciao ragazzi. Allora, stasera video di acquisti. Ho tantissime cose. Ho avuto un attimo di problemi per organizzarmi per i video quando ho la stanza in condivisione con mia sorella, quindi mi si sono accumulate tante cose che sto notando in questo momento. Ho anche un bel po' di borse nuove. Buono! Allora, iniziamo da quella più semplice e meno complicata. È una semplice borsa nera. Scusate che mi si è ammaccata, faccio da questo altro lato. Bella grande, con due manici, è bella capiente, veramente c'entra l'infinito e oltre. Ha diverse tasche anche interne, due per la precisione, e si può portare sia con questa parte interna, quindi un po' più piccola, oppure, ora la faccio vedere, con questa parte un po' più rialzata, quindi più capiente. Le fibbiette qui, ha quattro fibbiette avanti del manico e altre quattro indietro. Molto carina, questa me l'ha regalata mia zia, non l'ho ancora usata perché sinceramente sto uscendo poco di giorno, quindi quando ho bisogno di una capienza maggiore, e quindi non me ne occorre una così grande. In più stavo notando ora anche due gancetti per i due anellini per poter mettere la tracolla, però i manici sono abbastanza lunghi, quindi è abbastanza comoda. Seconda borsa sempre regalata dalla zia, ma questa è molto particolare, già il colore dice tutto. È in pellame rosso abbastanza grande, ha questo fiore applicato sopra, le bretelle non sono molto grandi e la chiusura è in legno, che si apre molto facilmente. All'interno ha tre scomparti, è difficile a farvela vedere, comunque c'è anche la cerniera per i documenti, e in mezzo alla borsa c'è un sacco ovviamente cucito con un'altra cerniera, quindi sono tipo quelle di Jennifer Lopez per intenderci. Dietro anche una cerniera, sempre comoda per le chiavi, così le teniamo separate. Borsa ancora più particolare, l'ho presa da OVS ai saldi, è una mini cartella rosa. In originale costava 15 euro, io l'ho pagata 10. Quando l'ho vista non ho saputo resistere, non ha né taschina interna né niente, non mi ci entra manco il portafoglio, però era troppo carino, e più c'aveva pure il manico, cioè, adorabile, veramente adorabile. C'era sia questo colore, poi in verde acqua e in oddio, celeste. Comunque non potevo non prenderla. Quando ho preso questa c'erano ovviamente i saldi, come stavo dicendo, e ho preso anche un paio di orecchini a forma di cavalluccio marino con diamanti veri, ovviamente, essendo salernitana, cioè abitante della città di Salerno, non potevo non prenderli. Sono stupendi. Ennesima borsa e ultima borsa, questa me l'ha regalata il mio fidanzato, siamo stati da Bata, doveva cambiare una cosa, non ho trovato niente per lui, quindi ha deciso di farmi un regalo. E mi ha preso questa bellissima borsa nera che era in saldo, costava 50, l'ha pagata 25, ha le manicini corti, dentro però ha anche la sua tracollina, ha diversi scomparti, sembra funzionale, mi piace tantissimo. Qua sopra anche si può aprire per una piccola tasca esterna, è molto carina. È una specie di bauletto. Ancora i saldi, sono passata da Carpisa e ho comprato, perché non ce l'avevo, il porta indirizzi da valigia. Quanto l'ho pagato? Non c'è più lo scontrino, mi sembra intorno alle 6 euro, sì, più o meno. E non potevo prenderlo se non fucsia. Ho scelto questo perché c'ha la chiusura tipo cintura, ne avevo visti altri però tipo avevano la zip o altri meccanismi di chiusura
che non ho reputato molto validi. Questo invece è quello che, di quelli che avevo visto, mi piaceva di più. La mia valigia non ha il portaindirizzo, dovevo mettere l'indirizzo su un pezzettino di carta e incollarlo, un caos, quindi ora c'ho questo e stiamo meglio. Acquisti dai brochet, ho preso la matita per sopracciglia, dove sta il numero? 01 Blonde, che era tra quelle che c'erano a disposizione, la più chiara e di color freddo, anche se le mie sopracciglia, beh, in questo momento sono truccate quindi non si può vedere bene, però questo è il colore che più mi piace per risistemarle. Poi per renderle un po' più particolari uso anche dei colori un pochino più scuri, perché mi piace la definizione, lascia far uscire molto il colore dei miei occhi e definire bene la cara sopraccigliare, specialmente se poi mi trucco come in questo caso solo con abbondante mascara. Comunque, ritornando alla matita, è della Colors Nature, quindi della Yves Rocher. Cosa dire di più? Nulla. Dall'altro lato c'ha il suo pettinino. Come campioncino ho avuto una salvietta Naturelle o Smaritus, è un eau de toilette. Poi della linea Sebo Vegetal, cosa sei? Gel detergente purificante da 30 ml, sempre utile. Poi sempre della linea Hydra Vegetal, l'acqua micellare 2 in 1, se non sbaglio. No, non l'avevo provata questa acqua micellare, avevo provato un'altra acqua micellare. Se era questa l'acqua micellare che avevo provato, vi lascio il link. Altrimenti, se è un'altra, pure vi lascio il link se volete avere qualche informazione sulle acque micellari della Yves Rocher. E sempre della linea Sebo Vegetal, questa cos'è? Oddio, cosa sei? È una maschera purificante? Sì, una maschera purificante. Buono. Comunque la matita l'ho pagata, era in offerta 5,95 euro, altrimenti sta intorno alle 10 euro. Io aspettavo che andasse in offerta, sempre meglio risparmiare qualcosina. Ultimi acquisti sono nella bustina che di solito contiene i prodotti finiti, ma i prodotti finiti, visto che non lo faccio da 3 mesi, praticamente è una capardata di roba, è una discarica alla busta, quindi ho dovuto fare un travasino, mettere le cose acquistate all'interno di questa e nell'altra busta un po' più grande quelli finiti. Allora, si nota già a vista, ho comprato della Innova le suolette, quelle da mettere nelle scarpe di silicone, nei tacchi alti, sempre comode, le tengo sempre una a disposizione. Mamma mi ha ricomprato l'acqua termale spray dermatologico, acqua fonte termale salsa maggiore, la compro anche l'anno scorso, praticamente sono davanti per più di un anno, la uso come tonico, la uso come rinfrescante, come fissatore di trucco, post maschere, post scrub, è adorabile. Della stessa marca mi ha preso anche lo spray fresh gambe leggere, trattamento per gambe pesanti e affaticate, sempre con la stessa acqua di salsa maggiore, però qua ci sono anche altri ingredienti rispetto all'acqua termale pure semplice. Questa ora la vado a mettere direttamente nel frigorifero. Ah, poi mia zia mi ha regalato un paio di jewels. Allora, uno, un attimo che sono due collanine, si sono imbriacate l'una rispetto all'altra, si sono annodate, calma, ecco qua. Una è un cristallo a forma di stella, molto carino, e l'altro invece è sempre una collanina con tutta una serie di frange catenose che pure sono carine. Questi tipi di gioielli mi piacciono molto, le collane, forse
Non è il mio pezzo preferito, il mio pezzo preferito sono gli orecchini, però anche le collane non scherzano. Probabilmente in graduatoria c'è orecchini, anelli, collane o comunque ciondoli, orologi e alla fine bracciali. I bracciali non mi piacciono tantissimo, anche se stasera ne ho due, però non... di gusti. La mia amica ha fatto un acquisto da Idea Bellezza, ha comprato i 4 ombretti in crema della Pupa Vamp, li aveva presi tutti e 4, quelli i Velvet Matte, soltanto che li ha provati, questi colori non le stavano bene e ha deciso di regalarmeli, ne se ne è tenuto uno solo, allora mi ha dato un attimo, ecco qua. Li facevo cadere, questo che è lo 03, quindi il viola, molto carino, poi lo 04 che è il verde, che volevo dare a mia sorella, però non è, perché lei ama il verde, però non è tra i suoi verdi preferiti, quindi me lo sono ripreso, va bene Paola, non fa niente. E infine lo 01 che è questo bel arancione salmone che mi piace con il mio colore d'occhi perché fa risaltare molto essendo due colori complementari. Quindi grazie amichetta. Mi sembra che l'altro è rosa, se non erro, sì, dovrebbe essere rosa. Poi sempre mia sorella mi ha regalato questa matita perché lei l'aveva comprata solo che non le piaceva, della Essie, matita per occhi, voglio sapere il numero, no niente numero, Lilac, è una matita glicine viola metallizzata, molto carina. Poi... ah sì, sono stata da Essence e della linea Britta T ho preso gli orecchini, quelli a forma di rosa. Quando l'ho visti sul sito ho pensato subito a Zero Jupiter che portava gli orecchini a forma di rosa. E, essendo stata bambina e appassionata di questo cartone animato quando ovviamente ero piccola, non potevo non prenderli, sono troppo carini. È della collezione, è l'unico pezzo che ho comprato. Poi protezione 50+, Revebel DNA Sun Care 50+, UVB UVA, protezione molto alta, trattamento solare baby e che ho dice a fa, non è la prima volta quest'anno, per pelli iper delicate. L'ho presa, è da 100 ml anche per poterla provare sul viso, perché quella che sto usando ora, che è della Stenom, è troppo untice da poter mettere anche sul viso, anche se l'ho messa, quindi voglio provare un altro tipo di crema per vedere l'effetto, altrimenti usiamo questa anche sul corpo appena quell'altra finisce. Cosa da dirvi più? Ah, l'ho comprata perché ovviamente me l'ha finita l'altra che stavo utilizzando, quindi ero senza crema protettiva per il viso 50+. Poi ci sono dei campioncini che mi ha dato mia zia, è stata alla parafarmacia dove abita lei, allora le ha dato della Idisole dopo. Vabbè, un latte dopo sole, azione idratante, lenitiva, effetto rinfrescante, due campioncini. Della stessa ditta le ha dato anche la crema a protezione alta contro l'invecchiamento cutaneo 30. Tecnologia Reflex. Che è la macchina fotografica. Ok. Siamo pieni di prodotti per proteggerci il viso, per non farlo invecchiare. Ok, spero che questo video vi possa essere stato utile per vedere le mie borse nuove, almeno quelle, e i piccoli acquistini che ho fatto, mi hanno fatto. Sempre molto grata quando mi fanno acquistini. Io rimetto nel frattempo le cose nella bustina, poi dopo le risistemerò, le metterò a posto, prenderò i nomi per ricordarmi di farvi la recensione, eccetera.
Nel frattempo l'ho sistemato. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!